Voglia di caldo! Oh, io odio l'inverno, fa troppo freddo. Non dirlo a me, poi oggi è una giornata particolarmente gelida. Ehi, ciao, Kurai! Ehi, fermati, aspetta un momento. Io non riesco proprio a capirti. Perché ogni volta che mi vedi reagisci in questo modo? Ti ho forse fatto qualcosa? Se ti ho offeso e non so come, ti chiedo scusa. L'ho fatto involontariamente. Insomma, viviamo nello stesso quartiere e io vorrei che fossimo amici. Una volta per tutte, sparisci dalla circolazione! Ma perché fai così? Si può sapere cos'è successo? Te lo direi, ma non ne ho la più pallida idea. È sempre stato così antipatico? No, solo da quando ho cambiato casa e mi sono trasferito nel nuovo palazzo. Cioè, vuoi dire che prima ti parlava e ti trattava con gentilezza? Mm-hmm. Credimi, è una situazione terribile. Mi sento odiato e non riesco a capire il perché. Forse Kurai non sopporta Masashi, proprio come io non sopporto lo studio. Si gela! Sembra proprio che voglia nevicare da un momento all'altro. Sarà meglio rifugiarsi a casa al calduccio a schiacciare un pisolino. Sono a casa! Nobita! Aspetta un attimo. Cosa c'è? Ti ricordi delle foglie che ti avevo chiesto di rastrellare? Vorrei che sistemassi oggi la faccenda. Non mi sembra il caso, perché non rimandiamo quando farà più caldo? Smettila di inventare scuse, e poi Doraemon si è offerto di darti una mano. E ora fila in camera tua a lasciare lo zaino, avanti! Sì, vado! La mamma deve averlo sgridato per l'ennesima volta. Io non resisto, fa troppo freddo qui fuori. Oh? Sta tranquillo, in fondo è abbastanza riparato. Lo dici solo per convincermi, il cielo è nuvoloso e non può fare tutto questo caldo. Oh? Senti, avevi ragione. Oh? Oh? Come fa a risplendere il sole solo qua? Perché sto usando l'apposito schermo solare. Che cos'è? Un televisore? Oh. Adesso te lo spiego. Quando gli astronomi osservano le stelle e il sole, nebbia, nuvole e smog possono intralciare la visuale. E così nel futuro abbiamo creato una sorta di filtro che, eliminando qualsiasi intralcio atmosferico, consente a chi lo usa di vedere sempre il cielo bello limpido. Con tanto di sole che splende e che di conseguenza può riscaldarci anche se siamo in pieno inverno, hai capito adesso? Perfettamente! Fa così caldo che sto perfino sudando! Avanti, ora comincia a rastrellare le foglie! Sì! Ah, bene, abbiamo finito! Accipicchio, che freddo che fa in questa stanza! Beh, se vuoi posso creare uno schermo solare per aumentare un po' la temperatura! Ah, e per farlo ci vuole un gomitolo di filo. Esatto. Wow, ecco, comincia già a fare più caldo. Ah, che bel tepore. Non ti sembra di essere disteso su un prato verde in primavera? Tenendo gli occhi chiusi mi sembra perfino di sentire il cinguettio degli uccelli. Nobita! Dovresti andarmi a fare un po' di spesa. Oh, mamma, mi hai rovinato il momento magico. Ma che cosa stai farfugliando? Nella borsa ti ho messo la lista e anche i soldi. Proprio adesso che mi stavo riscaldando. Se vuoi potrei costruirti uno schermo portatile, così non avrai freddo fuori. Sul serio? I ciuschi di Doraemon sono sempre fantastici, così anche in pieno inverno non congelerò più. Ehi! Che fai in giro con quel ridicolo ombrello rotto? Già, dove hai lasciato la stoffa? È inutile, tanto voi non potete capire. Come vorrei poter dividere questo momento speciale con qualcuno? Benissimo, c'è Shizuka! Ma sei tu, Nobita! Senti più caldo, vero? E il merito è tutto di questo ciuschi che mi ha dato Doraemon! All'improvviso ho sentito un piacevole tepore e non capivo come fosse possibile! Sono i raggi del sole che ti scaldano! Hai dei ciuschi utilissimi! Ehi, ma ci pensi? Con questo ci si può anche abbronzare senza dover andare all'Hawaii o chissà dove! Se vuoi te lo regalo volentieri, è tuo! Cosa? Veramente? Certo, te lo cedo con piacere e poi io posso farne quanti ne voglio. Grazie infinite, Nobita. Si sta proprio bene qui sotto. Beh, io vado a casa a prepararne un altro. Allora ciao, ci vediamo. Sì. Suneo, hai sentito cosa ha detto? Ce ne facciamo dare uno?
Eh? Vuoi che costruisca un altro schermo solare? Come mai? Perché l'ho regalato a Shizuka, le piaceva così tanto. Oh, beh, se l'hai dato a lei va bene. Però, per favore, questo, vedi di tenertelo. Sì, farò il possibile. A volte Doraemon si fa dei problemi inesistenti. A chi potrei mai darlo? Oh, Nobita, ciao! Come stai? Bene, che cosa c'è? Niente, volevamo soltanto scusarci per prima. E chiederti se regaleresti anche a noi uno dei tuoi strani ombrelli. Ecco, io non so, non saprei perché... Avanti, siamo o non siamo tuoi amici? Non fare l'egoista. E poi ascolta, se me lo regali ti darò in cambio il mio nuovo videogioco. Veramente? Oh no, ma dove è andata a finire adesso? Prego, mettetevi pure comodi. Doraemon! Oh? Ascolta, già nessuno e io vorrebbero un ciuschi come questo. Eh? Oh, buona, sta qui. È più che comprensibile, il freddo non piace a nessuno. Se ci tieni tanto, perché non provi a farlo tu? Prendi. Grazie. E riportami il gomitolo quando hai finito. A dopo! E ora un bel riposino. Mi raccomando, il mio deve essere il più grande di tutti. Ecco fatto, questo è il tuo. Evviva! Non sento più freddo. Grazie mille. Ti scongiuro, ne faresti uno per me. E anche a me, a casa abbiamo il riscaldamento rotto. Calma, calma, va bene. Se vi mettete in fila vedrò quello che posso fare, d'accordo? No, grazie, sono strasazio. Ecco, anche il tuo è pronto. Grazie mille, Nobita. Hurra! Sono distrutto. Caspita, ho usato tutto il gomitolo. Beh, non ha importanza, almeno ho reso felici tanti bambini. E ora torniamocene a casa a fare un pisolino. Nobita? Che bei fiorellini! È quasi incredibile, sono sbocciati nonostante il freddo. Ci penso io. Ecco, così starete al calduccio. Sono tornato! C'è qualcosa che non va! Ti sei fermato in giro a giocare, vero? No, è solo che ho visto dei fiorellini. Non raccontare frottole, dammi subito la spesa che hai fatto! Che cosa hai da fare quella faccia? Scusa, me ne sono proprio scordato! Ho dimenticato la borsa da qualche parte, torno subito! Fermati, Nobita, la borsa ce l'ho io, distratto! Meno male, dove l'hai trovata? Kurai ha detto che l'avevi dimenticata al parco. Te l'ha portata lui? Sì, e vai a ringraziarlo. Sì. Strano, a quanto pare Kurai è più gentile di quanto sembri. Se non sbaglio, vive vicino al nuovo palazzo dove abita Masashi. Vive qui. Ah, sei tu, Nobita? Sì, scusa, la mamma mi ha detto che hai ritrovato la borsa. Volevo ringraziarti. Non dirmi che sei venuto fin qui solo per questo. Vieni, ti andrebbe di entrare un momento? Sì, ma soltanto un minuto. Com'è buio qui? Purtroppo la mattina il sole riesce ancora ad arrivare, ma il pomeriggio è un vero disastro. Penso che quando è nuvoloso come oggi, bisogna tenere sempre la luce accesa. È una seccatura. Prima che costruissero quel palazzone c'era il sole tutto il giorno, ma è talmente alto che non ne vediamo che pochi raggi. Adesso ho capito, è per questo che ce l'hai tanto con Masashi. Hai indovinato. Lo so che non è colpa sua, che ci abita soltanto e che non l'ha costruito lui, ma è così. Doraemon! Non è ancora rientrato. Non importa, posso prestargli quello. Vedrai che sorpresa, Kurai. Wow! Finalmente c'è luce, sei sicuro che posso tenerlo? Te l'ho regalato, è tuo. Sei molto gentile, ti ringrazio. Ah, figurati, l'ho fatto con piacere, davvero. Cosa? Hai regalato perfino quello che avevo messo qui, sei impazzito? Non importa, almeno Kurai e Masashi torneranno ad essere amici come prima. Se è per questo che l'hai fatto, devo ammettere che è un ottimo motivo. Bravo, Nobita.
Temo che sarà una notte gelida. E visto quello che hai fatto, non venire a lamentarti con me per il freddo, hai capito? Non lo farò. Doraemon! Che cosa vuoi? Ti prego, ho bisogno di un po' di quel filo! Non ne ho più! Ti ho detto che quello era l'unico gomitolo che avevo! Ti scongiuro, me ne basta anche un pochino! Ho bisogno di asciugare una cosa! Oh? Oh no, no! Ti prego, devo sistemare tutto prima che la mamma se ne accorga! Non posso proprio, mi dispiaci! Ti scongiuro, Doraemon, fa...